Allora, si è svolto il tavolo tecnico sulla fattibilità del nuovo impianto della Roma, dovrebbe essere il nuovo impianto della Roma, da 55.000 posti, e sono emerse altre novità per quanto riguarda le modifiche relative alla mobilità, ai parcheggi, il trasporto pubblico, la vivibilità in senso lato del quartiere, un quartiere che tra l'altro, come sapete, forse se vi vede a Roma sicuramente lo sapete, è un'area, quella di Pedralata, dove già sorge l'ospedale Sandro Pertini. Quindi c'è stato questo tavolo tecnico, si è entrati nella fase più calda. La speranza è sempre quella di riuscire a realizzare questo impianto per il centenario, quindi nel 2027. Un impianto che, scrive la Gazzetta, io ho qualche dubbio, farebbe fare il salto di qualità al club anche in termini di investimenti sportivi. Io però, come dicevo ieri, il problema nostro è che questa cosa andava già fatta. Questa è una cosa che andava fatta già da alcuni anni, perché quando arriverà questo stadio, gli altri non saranno rimasti a guardare. E ormai il futuro un po' di tutte le grandi società è quello di avere uno stadio di proprietà. Perfino qui a Genova stanno cercando di Genova e Sampdoria di comprare lo stadio, hanno formato una società, al momento il progetto si è un po' arenato, ma è chiaro che il futuro ormai è questo, quindi continuando a perdere poi altro tempo, noi ci troveremo in realtà poi allo stesso livello degli altri. Avremmo tratto sicuramente un giovamento se ci fossimo dati una mossa e avessimo avuto questo stadio già da 4-5 anni, ma si sa che fare un'operazione del genere in una città resa complicata come Roma, naturalmente da tutti i discorsi delle sovrintendenze che mettono bocca ogni volta che scavi un buco, no? Perché è chiaro che ci sono tantissime. Anzi, già è un miracolo che ancora non siano emersi siti di interesse archeologico nell'area dello stadio, no? Poi a quella aggiungete la burocrazia e il dato è tratto. Quindi il sogno dei Fricchi, il sogno è più che altro un progetto imprenditoriale, il sogno magari sarebbe il nostro sogno di avere una squadra competitiva in un nuovo impianto. Io con l'impianto nuovo ci faccio relativamente poco se poi non ho una squadra competitiva, perché anzi, come tifoso vado anche a pagare molto di più, e questa è una cosa che nessuno dice, ma saranno meno posti e l'impianto sarà nuovo di zecca. Non pensate di andare con quattro soldi però a vedere le partite. Il sogno dei Fricchi, scrive la Gazzetta, deve fare però i conti con alcune realtà cittadine, quindi sono emersi effettivamente problemi di viabilità e parcheggi che richiederanno alcune modifiche, che non è una buona notizia, perché tutte le volte che si deve fare qualcosa a livello di modifiche di un progetto di questo genere, poi passa altro tempo. Poi c'è anche il problema dei ricorsi amministrativi che sono stati presentati dai cittadini residenti, che hanno poi tutta la nostra comprensione, no? Perché è chiaro che se a noi ci venisse a espropriare dei terreni o degli immobili per costruire un'opera per quanto di interesse pubblico, uno non è contento, eh? Cioè, possiamo essere tifosi finché vogliamo anche della Roma, ma se poi magari queste persone sono anche laziali, proprio abbiamo fatto proprio bingo. Ci sono degli iter, si fa ricorso al TAR, e poi si fa appello. E poi si va con il Consiglio di Stato. Cioè, questo aspetto, secondo me, è anche più pericoloso delle problematiche, diciamo, urbanistiche. Speriamo bene, ma io comincio a essere un po' pessimista, perché vedo che comunque mi sembra di vedere le solite difficoltà che ci sono in Italia tutte le volte che si fanno delle grandi opere, che comunque ci si riempie la bocca con dei grandi progetti, ma poi passano un sacco di anni, 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 decenni. Quindi io comincio a pensare che per il 2027 non ce la faremo. Perché
temo che l'obiettivo dovrebbe essere invece cercare nel 2027 di fare una grandissima stagione, di congedarsi dallo stadio olimpico o comunque di celebrare il centenario con una vittoria anche solo di un'Europa League, una vittoria di qualcosa per poter dire la Roma ha onorato il centenario con una vittoria magari dello scudetto, magari. E quindi a quel punto poi lasciare trionfanti il glorioso stadio olimpico e trasferirsi nel nuovo stadio, perché non credo proprio che riusciremo, cioè ormai siamo praticamente nel 2025. Io non credo che questo impianto sorgerà come i funghi da un giorno all'altro, perché qui intravedo problematiche di tipo burocratiche, politiche, amministrative. Poi fra 2 anni c'è ancora questa amministrazione? Chi lo sa? Qua bisogna avere tante cose, ragazzi, eh. Poi volevo rispondere in questo video all'amico che ha, adesso mi pare che fosse Alessandro Verdinelli, ma potrei sbagliare, adesso, scusate perché non mi sono appuntato il nome, comunque all'amico che ha commentato nei video precedenti dove parlavo della gestione Friedkin, dice la Lazio con pane e cipolla. Però fa squadre competitive, azzecca anche qualche acquisto, eccetera, eccetera. Allora, purtroppo non è un mistero, perché basta vedere le partite, come già avevo risposto. Noi dobbiamo riconoscere che questa Lazio purtroppo corre, ragazzi, corre, 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 corre tanto. Non vediamo i soliti tocchetti in orizzontale che vediamo purtroppo quando vediamo giocare la Roma, quindi è evidente che c'è una preparazione fisico-atletica diversa e questo ci deve far riflettere perché un giocatore, facevo questo esempio qualche giorno fa, come Tati Castellanos, che è una pippa, parliamoci chiaro, però è un atleta che allenato in questa maniera, correndo come un matto, tirando proprio come arriva il pallone, tira in porta, non sa manco lui come tira, diventa utile perché crea uno scompiglio enorme, fa dinamismo, diventa pure difficile da marcare e diventa un giocatore anche utile, un giocatore che risulta meglio di quello che è. Io ho uno zio laziale, no, che mi diceva, ma Lazio c'ha un centravanti, è una pippa che non finisce più. E io dicevo, sì, è vero, è una pippa, però attenzione perché questo qua, vedo che a livello atletico, questo è preparato molto bene e corre sempre di più. Alla fine ti diventa anche utile. Che lui diceva, questo gioca perché è un raccomandato, perché evidentemente i procuratori hanno saputo presentarlo, c'è qualcosa che non quadra, perché non si può passare da Immobile a Castellanos. Però i giocatori della Lazio, io vi ripeto, io vedo che si muovono in campo. Questo è il punto. Come è del tutto evidente che chiunque va all'Atalanta va bene. Anche giocatori in crisi da, tra virgolette, ristrutturare, eccetera, eccetera, all'Atalanta vedi che corrono di più. Lo stesso Retegui corre di più anche in nazionale, pressa di più da quando è andato all'Atalanta, si muove di più, segna di più. Capito? Quindi io devo riconoscere che c'è un problema di preparazione atletica sicuramente nella Roma che è certificato anche dai frequenti infortuni. Cioè noi adesso stiamo andando all'ottava di campionato ad affrontare una partita difficilissima contro l'Inter con Dobic, Dybala e El-Shaarawy che sono in dubbio e se anche dovessero giocare tutti e tre sono in condizioni limitate dagli infortuni che hanno. Ma è possibile che ci abbiamo sempre infortunati? Dobic adesso non è un giocatore dei 32-33 anni, no? C'è qualcosa evidentemente che non quadra, anche perché, ripeto, siamo solo all'ottava di campionato. Poi purtroppo devo dire la verità che la Lazio è una squadra, è una società che dimostra che non è che bisogna per forza spendere tanto per
per indovinare degli acquisti, cioè non c'è l'equazione io prendo un giocatore, lo pago tanto, il giocatore mi rende tanto, non funziona così e loro purtroppo a volte hanno azzeccato dei colpacci, mi ricordo quando c'era Tare, azzeccarono dei colpacci, il più grosso forse fu quello di Milinkovic-Savic, che era uno che non conosceva nessuno, che è stato un crack per la Lazio. Azzeccare queste situazioni significa sistemare tante cose anche nel bilancio, questo io onestamente lo devo dire perché la Roma complessivamente non è neanche molto fortunata, però ha il torto anche di incaponirsi su alcuni giocatori. Al torto di incaponirsi, ma c'è anche perché noi è chiaro che ci mettiamo anni per capire che Bruno Peres non può essere il terzino della Roma, ci mettiamo anni per capire che Alessandro Florenzi, per quanto si impegni, comunque non è un terzino, ma poi ci mettiamo anni per capire che Cardorff non può fare il terzino della Roma. Prendiamo Christensen che non sa nemmeno stoppare il pallone. Che quando mi hanno raccontato i primi allenamenti di Christensen con Mourinho, Mourinho diceva: ma questo qui gioca in Serie A nel suo campionato, giocava in Serie A o in Serie B? Ma a questi livelli qua stavamo. Anni per capire che Çelik non può fare il terzino della Roma, ci mettiamo anni per capire cose, eh? Cioè, sei andato di fatto, cioè, qui c'è un problema anche di lettura del valore dei giocatori. Loro tante volte hanno azzeccato, perché evidentemente hanno un modo di lavorare più organizzato, mirato a prendere giocatori che costano poco e che possono avere un margine se ben motivati, se ben atletizzati e allenati, possono avere quel margine di miglioramento del 30-40% e quindi possono ottenere dei risultati. Quest'anno, per esempio, hanno indovinato Nuno Tavares, che è un giocatore che sta facendo molto bene, come per esempio il Napoli ha indovinato David Neres. Vogliamo parlare de quando Giuntoli ha indovinato Kvara o Kim. Cioè, è chiaro che purtroppo il calciomercato pesa tantissimo e noi dobbiamo riconoscere con grande umiltà che negli ultimi anni non abbiamo saputo fare il calciomercato perché abbiamo anche speso tantissimo e quindi purtroppo quando tu scrivi questi con pane e cipolla fanno le squadre di calcio, purtroppo dici la verità, eh? Dici la verità, ce ne frega il giusto, ma più che altro deve essere un monito per capire che bisogna creare uno staff che va a scegliere anche dei talenti in giro per il mondo, avendo però l'occhio per farlo e non andando a prendere giocatori che paghi tanto e che sono un punto interrogativo, come può essere stato quest'anno purtroppo il caso di Sulè. Cioè, sicuramente qualcosa che non va sotto tutto questo punto di vista. Devo solamente darti ragione. Quindi ripeto, l'aggiornamento stadio purtroppo è un aggiornamento che non è positivo perché sono state chieste altre modifiche, questo è il discorso, quindi ci sarà sicuramente una dilazione dei tempi, il solito differimento dei tempi, che porterà anche a un aumento tra l'altro dei costi, perché al momento si presume che costerà 1 miliardo di euro. Lo stadio dei Fricchi. Non sono più neanche convinto che, manco certo che gli convenga veramente farlo a questo punto, per quelli che sono i costi. Ma loro ci puntano fortemente su questo progetto, quindi saranno fatti bene i loro conti. Chiudiamo il video dicendo che Kevin Strootman ha annunciato il ritiro, un giocatore fantastico che aveva un modo di giocare che era proprio nelle nostre corde, ha capito che è venuto il momento di appendere i famosi scarpini al chiodo e gli mandiamo un grande abbraccio, è venuto a finire la sua carriera qui a Genova, non ho potuto vederlo dal vivo in un'occasione qui a Genova, è sempre un giocatore che
sapeva giocare molto bene la palla, certamente si vedeva che non aveva più il passo chiaro, no? La nostra lavatrice, la famosa lavatrice, come l'aveva battezzato Rudy Garcia, che ripuliva i palloni e li trasformava in palloni ottimi e per i compagni, ovviamente non aveva più il passo di prima, ha avuto dei gravi infortuni. È stato veramente un peccato, perché è un giocatore semplicemente fantastico. Grazie a tutti.